Matelica Vastese è il big match della quarta giornata di ritorno di Serie D. Un altro test da grande per la squadra di Gianluca Colavitto, che cercherà di riscattare il KO dell'andata al cospetto della corazzata, nonché prima della classe, del girone. Sono 10 punti di distanza, forse troppi per pensare ad una rimonta, ma se c'è una piccola, flebile speranza di poter competere per il primato, questa passa per un blitz in terra maceratese. Blitz che, d'altro canto, agevolerebbe la lotta per il secondo posto, distante appena 2 punti. Per firmare l'impresa servirà una prova perfetta contro quella che è di gran lunga la miglior difesa del campionato, solo 9 gol al passivo, e il miglior attacco, 43 reti, 5 in più, proprio della Vastese. Mancheranno Cherillo e Viscardi, con la Vitto recupera De Chiara, che sarà l'unica novità rispetto all'11 che ha schiantato il Pineto e presenta così la partita. I numeri dicono che il Matelica è una squadra molto più quadrata rispetto alla Vispesole, rispetto alle altre, quindi è una squadra difficile a fargli gol, è una squadra che quando trova il gol è difficile farglielo, quindi una squadra compatta, organizzata, sarà una partita, diciamo, difficile, difficilissima da parte nostra, però ti ripeto, i ragazzi li ho visti motivati in settimana e piano piano si stanno inserendo anche i nuovi, vediamo cosa succede domenica. Altro incontro di cartello al De Marsi. Con inizio posticipato alle ore 15, l'Avezzano riceve una Vispesaro ancora secco di vittorie nel girone di ritorno e scivolata a meno 8 dalla vetta. Marchigiani comunque temibili, vista la tendenza a essere squadra da trasferta. L'Avezzano vuole lasciarsi alle spalle la prova sbiadita col Monticelli per rafforzare la zona playoff e respingere le inseguitrici. Torna ad Eramo, Pellecchia out 2 giornate. Le parole del tecnico Federico Giampaolo. Monticelli, ripeto, era una squadra che ci ha studiato, ha giocato prettamente solo in fase difensiva. La Vispesaro è la seconda forza del campionato, sicuramente verrà a giocare, per cui noi non dobbiamo cambiare assolutamente niente, nel senso che abbiamo la nostra identità di gioco, ci giocheremo la partita con tutte le nostre caratteristiche senza stravolgere niente. Al Mariani Pavone di Pineto l'unico derby di giornata, tutto terramano tra Pineto e San Nicolò. La squadra di Amaulo deve riprendere la rincorsa playoff dopo la beffa di San Marino e il brusco stop di Vasto. Gara però complicata contro un San Nicolò a caccia di punti salvezza e rinvigorito dalla cura Montani. Rincorsa playoff che è anche prerogativa dell'Aquila, che in tal senso ha un match delicatissimo proprio contro quella San Giustese che occupa la quinta piazza e che dista 3 punti. Partita da non fallire e obiettivo aggancio per la squadra di Battistini, gruppo solido e sempre più esaltato dalle prodezze di Michele Boldrini. Partita molto complessa per i nerostellati, fanalino di coda sul campo di un campo basso in gran ripresa. A Francavilla fanno ancora rumore i contatti intrattenuti dal presidente Candeloro col patron del Teramo Campitelli, ma domani spazio al campo con i giallorossi di Iervese che non vogliono staccarsi dal treno playoff e devono vincere in attesa di conoscere la data del recupero col Monticelli.